Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di campagna vaccinale, ma soprattutto con l'apertura che ci sarà tra poco, ufficiale alle ore 15, del nuovo hub vaccinale di Pescara, il secondo all'interno di Palazzo Fuxas. E allora noi ci spostiamo proprio in via Alessandro Volta a Pescara, dove per noi c'è in diretta Giuseppe Dintino, a cui do il buon pomeriggio, Giuseppe, per l'inaugurazione del secondo punto in cui si potranno effettuare vaccini anti-Covid per la popolazione. Buon pomeriggio da Pescara, siamo all'interno del Palazzo Fuxas che, come dicevi, è il secondo hub vaccinale di Pescara, il terzo che serve l'area metropolitana del pescarese, in quanto c'è anche un hub vaccinale al village di Città Sant'Angelo. È stato aperto qui in via Alessandro Volta 10 nel Palazzo Fuxas di proprietà della famiglia De Cecco, dove qui già sono ospitate alcune sezioni anche del liceo Marconi, che attualmente sono senza sede. L'obiettivo di questo nuovo hub vaccinale è quello di sopperire alla chiusura di quello al Palafiere di Via Tirino, che è ormai chiuso da diverso tempo, e mentre la richiesta di vaccino è diventata davvero importante. Perché? Perché il governo Draghi ha deciso che dal primo di febbraio la durata del Green Pass sarà ridotta, limitata ai 6 mesi, e quindi c'è necessità di andare a ricevere la terza dose, ma anche la prima dose per coloro che non l'avessero ancora fatto, per appunto ottenere il Green Pass. C'è anche la questione poi delle terze dosi ricevute ormai 4-5 mesi fa, che quindi sarebbero in scadenza. Il governo è al lavoro per stabilire, insomma, che non, in caso di terza dose ottenuta, il Green Pass non scadi mai sostanzialmente, perché al momento non è autorizzata alcuna somministrazione della quarta dose. Qui verranno inoculate dalle 2 alle 300 dosi al giorno. Si partirà dagli adulti, dalla settimana prossima dovrebbero potersi vaccinare qui anche i più giovani. Per chi non ha ricevuto alcuna dose finora è possibile recarsi qui senza alcuna prenotazione, mentre per la terza dose sarà possibile la prenotazione. In attesa di parlare con i responsabili del centro vaccinale che ci stanno raggiungendo qui in diretta, questa mattina ci hanno concesso di entrare all'interno del Palazzo Fuxas in anteprima, dove, esatto, per fare un giro. Tra poco vi mostreremo come funziona. Nel frattempo vi mostreremo queste immagini, perché qui al piano terra è stato allestito il centro vaccinale grazie all'accordo con la famiglia De Cecco, che l'ha concesso gratuitamente. Prima di mostrarvi come funziona il percorso per chi intende vaccinarsi, siamo in compagnia del dottor Rossano Di Luzio, a cui do il buon pomeriggio e lo ringrazio per averci raggiunto qui in diretta, che è il referente della campagna vaccinale della ASL di Pescara. Innanzitutto, come procede la campagna vaccinale del pescarese? A che punto siamo? Procede molto bene, abbiamo raggiunto l'87% come prime dosi, abbiamo superato l'80% per le seconde dosi e abbiamo anche superato il 65% per le terze dosi, e abbiamo qualche punto più della media nazionale. E invece c'è uno zoccolo duro di persone che non si sono volute vaccinare, che non hanno ricevuto neppure una dose, però alcuni si stanno convincendo. C'è una richiesta di prime dosi? Sì, c'è una richiesta di prime dosi che si mantiene stabile sulle circa 200-300 prime dosi al giorno. Questo centro a fine gennaio è stato aperto anche per permettere a tutti coloro che sono ancora in assenza di dose vaccinale di poterla fare. E infatti per questo non occorrerà neppure la prenotazione, mentre dalla prossima settimana intendete vaccinare anche i più giovani? Sì, ricordo che l'assenza di prenotazione è possibile per tutti coloro che devono fare la prima dose, ma non solo qui, ma in tutti i centri hub della ASL di Pescara. La prossima settimana qui il pomeriggio sarà dedicato alle fasce dei più piccole, dai 5 agli 11 anni. Ecco, e chiariamo anche una cosa per alcuni dubbi che noi non addetti ai lavori abbiamo. Ad esempio, chi ha ricevuto un ciclo vaccinale con un unico vaccino a prima e seconda dose, lo stesso vaccino, per quanto riguarda la terza dose, può tranquillamente cambiare la marca del vaccino, per così dire?
Sì, i vaccini per booster autorizzati sono il Moderna e il Pfizer e sia il Moderna che il Pfizer si possono inoculare indipendentemente dal tipo di vaccino che è stato fatto per completare il ciclo vaccinale, cioè per le prime due dosi. Perfetto, anche perché c'è anche una questione di approvvigionamento e di doversi sbrigare per una questione anche dei Green Pass in scadenza, forse anche per questo c'è un'alta richiesta di vaccinazione. Sì, devo dire che la necessità di avere il Green Pass per effettuare tantissime attività pubbliche anche di lavoro ha in qualche maniera aumentato questa richiesta di vaccinazione e noi stiamo rispondendo a questo aumento di richiesta. Perfetto, grazie dottor Di Luzio per essere intervenuto e mentre la ringrazio io direi che possiamo vedere il giro, come funziona, il giro che ci hanno concesso di fare questa mattina in anteprima all'interno del lab che sarà inaugurato oggi alle ore 11 e appena terminato questo giro all'interno del lab vaccinale parleremo anche con l'assessore comunale Eugenio Secci, assessore alla protezione civile, che ci spiegherà qualcosa in più. Siamo al Palazzo Fuxas, qui alle ore 15 sarà inaugurato il nuovo hub vaccinale di Pescara e ora vi mostreremo in anteprima l'interno dell'hub vaccinale che sarà allestito qui al piano terra e quale sarà il percorso di chi verrà a vaccinarsi. Si entrerà da questa porta, qui è la sala d'attesa dove dopo aver preso il numero chi vorrà vaccinarsi attenderà compilando l'autocertificazione. Poi da qui si verrà chiamati e si seguirà questo corridoio fino alle postazioni dove si incontrerà il personale dell'ASL per svolgere l'anamnesi. E una volta completata l'anamnesi si attenderà qui il turno per essere chiamati per ricevere la propria dose di vaccino e sono qui 5 box, 5 postazioni dove si somministreranno le dosi e adesso ve ne mostreremo una. Qui verranno somministrati i vaccini, a disposizione di questa hub vaccinale ci sono sia Pfizer che Moderna e si conta di poterne somministrare dalle 2 alle 300 dosi al giorno dalla prossima settimana anche per la fascia d'età pediatrica, quella dai 5 agli 11 anni. E qui dopo il vaccino chi lo ha ricevuto attenderà i 15 minuti che ormai conosciamo per assicurarsi che non ci siano immediati effetti collaterali. Da quella porta poi potranno uscire comodamente anche coloro che sono in carrozzina, mentre da lì potranno uscire tutti gli altri, poiché essendoci quei tornelli la carrozzina lì non passerebbe. E così il percorso, come vedete, è circolare, si va in un'unica direzione e chi entra non si incontrerà con chi esce. E qui ci ha raggiunto l'assessore comunale alla protezione civile del comune di Pescara, Eugenio Secci, grazie per essere intervenuto. Allora, abbiamo fatto adesso un giro all'interno del centro vaccinale, qui avete allestito 4 linee che poi diventeranno 5. Sì, diventeranno 5 linee, da lunedì adesso sarà una fase di rodaggio perché ovviamente sia gli amministrativi che la protezione civile con anche i vigili urbani che ringraziamo perché saranno presenti anche loro con a capo il comandante Palestini e ovviamente la parte sanitaria devono prendere un po' le misure di quella che è la nuova struttura, quindi praticamente partiranno con 4 e per poi arrivare già da lunedì a 5 linee. Contiamo di più che raddoppiare quelle che sono le somministrazioni di Porta Nuova perché in effetti Porta Nuova 3-4 linee di vaccinazione dal lunedì al venerdì, con questo ovviamente riusciamo anche a tutire quella che è stata l'onda emotiva della vaccinazione obbligatoria per gli ultra cinquantenni che c'è stata recentemente per la modifica e soprattutto per quanto riguarda la ripresa di quello che è la Omicron che sta facendo molto aggressione di contagi. C'è stato un piccolo riabbassamento dovuto alla diffusione proprio di Omicron perché ricordiamo che per
norma chi ha preso Omicron, cioè chi ha preso il coronavirus è come se avesse la vaccinazione, però questo hub vaccinale presente sul territorio di Pescara ci permette di avere un estintore, quello che dice Bertolaso, un estintore pronto che nel caso in cui serva per qualsiasi necessità riprenda una fase epidemiologica forte, ovviamente siamo pronti per intervenire. Ringrazio ovviamente la ASL per quello che sta facendo, i vigili urbani, la protezione civile, i dipendenti del comune di Pescara per quello che stiamo facendo. Ancora una volta la collaborazione tra due enti che sono la ASL, l'aspetto sanitario, ed il comune, l'aspetto operativo, ha fruttato, perché questa l'amministrazione non ha mai abbandonato il campo su questa che sono le vaccinazioni in essere, tant'è che praticamente, come abbiamo visto la necessità di dover di nuovo scendere in campo, mi passi questo femminismo calcistico, tramite l'avvocato cremonese che è il legale della famiglia De Cecco, ovviamente abbiamo fatto questa joint venture, se così possiamo dire, e abbiamo realizzato praticamente a condizioni economiche vantaggiose un altro hub. Il comune qui pagherà solamente la gestione? Sì, sì, sono come giusto che siano le utenze. Il resto ovviamente la signora Silvia Iezzi, il marito De Cecco e la figlia ovviamente sono stati disponibili. Proprio nel sopralluogo che abbiamo fatto mi ha confidato ovviamente che erano entusiaste di soccorrere il comune di Pescara, la città di Pescara, mettendo a disposizione quelle che sono non solo le loro energie ma anche questa bellissima struttura per fare questa guerra alla Covid-19. Quindi sicuramente c'è stata una sinergia operativa tra pubblico e privato ancora una volta che produce questo servizio indispensabile oggi per la guerra al Covid-19. Ecco, ultima cosa, con l'apertura di questo nuovo hub vaccinale, il secondo della città di Pescara, quanto contate che saranno più o meno le dosi inoculate ogni giorno nel solo comune di Pescara e come bisogna fare per prenotarsi? Allora, la prenotazione avviene sul portale gestito da Poste della Regione Abruzzo, però ovviamente c'è anche la possibilità di fare somministrazioni senza prenotazione come è avvenuto per Porta Nuova. Si parlavano di circa 600-700 prenotazioni a Porta Nuova, qui sono ovviamente di più le linee di vaccinazione, quindi una volta... Ci hanno detto anche 300 al giorno. Sì, ma a mio avviso anche di più, perché dopo superato questi meccanismi di coordinamento amministrativo, protezione civile, inoculazione, probabilmente si supereranno anche le 400 dosi come penso. E poi ovviamente dipende dal numero delle persone che ovviamente si presenteranno qui con o senza prenotazione per essere somministrate, perché certo. Già a Porta Nuova c'è stata, dopo una prima sfuriata, chiamiamola così, di persone non prenotate che andavano a sottoporsi a vaccinazione, c'è stata un allentamento probabilmente dovuto a questi contagi che ci sono stati, e quindi tutto è rimesso un po' all'emotività del territorio circa la volontà di vaccinarsi, quindi comunque la struttura è pronta, a mio avviso è efficiente, lo vedremo poi all'opera, e quindi siamo pronti per mettere il massimo impegno su questa battaglia, anzi guerra importante. Grazie Assessore Seccia per averci raggiunto in diretta del nostro telegiornale. Il centro vaccinale, ricordiamo, sarà operativo dalle 15 di oggi dal Palazzo Fuxas di Pescara. Per ora è tutto, linea allo studio. Grazie a Giuseppe Dintino, ovviamente anche ai tuoi ospiti. Peraltro con te adesso continuiamo a parlare di sanità, perché il Partito Democratico chiede un consiglio comunale straordinario per affrontare le criticità che ormai da tempo riguardano il pronto soccorso dell'ospedale di Pescara. Carenza di personale, pazienti parcheggiati in corsia in attesa di essere ricoverati in reparto e il pronto soccorso costretto a chiudere per far fronte al flusso di persone che necessitano di assistenza provenienti dall'intera area metropolitana. Occorrono provvedimenti urgenti, sostiene il Partito Democratico di Pescara, che ha chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario. C'è purtroppo una lunghissima attesa che non viene smaltita. È successo due volte nel giro di poche settimane che addirittura chiudesse il pronto soccorso perché non riusciva a smaltire l'arretrato. Diciamo che, essendo il pronto soccorso più importante d'Abruzzo e uno dei più frequentati d'Italia, in qualche modo
ci deve essere uno scatto di reni. Quindi come centro-sinistra in Consiglio Comunale abbiamo chiesto questo Consiglio Comunale aperto, straordinario. Il personale sanitario del pronto soccorso non solo si occupa di emergenza, ma si occupa anche di degenza, perché ormai sono 40-50 persone che vengono ricoverate qui su barelle, ci stanno anche 4-5 giorni come da varie denunce che abbiamo acquisito, senza distanziamento e senza che nel pronto soccorso ci siano gli strumenti presenti invece all'interno dei reparti. C'è anche una questione di competenze tra Regione, ASL, Comune di Pescara, chi può sbloccare la situazione? Intanto io credo che è molto utile discutere in Consiglio Comunale, con un Consiglio Comunale straordinario aperto dove tutti possono intervenire e tutti possono apportare le proprie, diciamo, motivazioni ma anche le proprie proposte. Dopo questo Consiglio Comunale straordinario invece si deve prendere con maturità la palla al balzo e bisogna creare un nuovo modello di gestione. Non c'è un triage avanzato, non c'è un turnover dei posti letti, non c'è un sistema informatico che ci dica quanti posti ci sono all'interno di ciascun reparto in quel dato momento e in quella precisa ora, il che salvaguarda delle rendite di posizione per i ricoveri in elezione, ma mette in grande difficoltà il personale del pronto soccorso. Gli ex eroi, quelli che hanno affrontato l'emergenza all'inizio e continuano ad affrontarla ancora oggi, purtroppo fuori da qui non sono considerati tali. All'interno dell'ospedale non sono eroi quelli del pronto soccorso, perché a loro spesso viene riattaccato il telefono in faccia, sia quando cercano posti letto all'interno dei reparti, sia quando cercano un nuovo modello organizzativo del pronto soccorso. Andiamo a Chieti adesso, perché ieri abbiamo ascoltato la proposta di un'alternativa al raddoppio ferroviario avanzata dal Comitato dei Cittadini Confer che si è costituito recentemente. Oggi abbiamo dato la parola ai cittadini che siamo andati ad intervistare per sentire le loro opinioni. Serenia Secondi. È nato anche un comitato cittadino, Comfer, che riunisce sia Chieti che Pescara proprio per mobilitarsi contro questa variante, questo raddoppiamento della linea ferroviaria che si potrebbe comunque realizzare a poca distanza da qua. La signora Luciana è un'altra delle persone che vedrebbe abbattuta la propria casa, che è questa alle proprie spalle. Da quanti anni abitate qua? Io mi sono sposata, quindi 42 anni che stiamo qua. Naturalmente sarebbe una scelta per voi da evitare. Certo, perché penso che nessuno abbia fatto una riflessione su quello che significa per una che ha abitato qua 40 anni abbandonare tutto, andare da un'altra parte, rifarsi una vita da un'altra parte. Ma poi verrebbe separato il paese da una parte, dall'altra, non si sa perché. Cosa chiedete allora? No, noi non vogliamo che la ferrovia si fermi, c'è la possibilità di farla dall'altra parte del paese, quindi sarebbe anche meno invasivo perché nessuno verrebbe sfrattato. Quindi perché non sfruttare questa possibilità, visto che hanno fatto anche l'interporto appunto per questo. Il signor Roberto è un cittadino di Brecciarola, lei cosa chiede, soprattutto anche pensando a quello che sono i disagi che vivrebbero i suoi concittadini vedendosi abbattere la casa? Ma io voglio puntualizzare soltanto una cosa, non si può progettare una linea ferroviaria con una cartina geografica, secondo me andrebbe fatto inserendo anche i tecnici locali, dove conosce il territorio, sa tutto del territorio. Qui hanno fatto un progetto su una cartina geografica e credo che sia una cosa infattibile, proprio inesistente. Bisogna rivedere il progetto e sfruttare, come già si è detto, la linea ferroviaria dell'interporto, che avrà anche a livello economico un costo minore, questo credo io. E lei cosa dice a questi signori che vogliono abbatterle la casa? Cioè, non è solo una questione di... io sono per le opere che si devono fare, però che devono distruggere 5 paesi, perché non è solo la casa mia, se era solo la casa mia va bene, è una casa sola, buttiamola a terra, qua si tratta di, pare che sono 250 case, non lo so. C'è anche un valore affettivo che comunque... Affettivo prima di tutto, perché tutto questo lavoro che stanno fatto è stato fatto tutto, con tanti sacrifici, mutui, debiti, cose, e poi dopo tante cose che noi abbiamo sacrificato, delle domeniche, dei giorni di riposo per fare tutti questi lavoretti, perché l'abbiamo fatto l'economia, perché i soldi non ci stavano. Nella giornata della memoria, per non dimenticare, Teramo ricorda Alberto Pepe, morto a 35 anni in un campo di sterminio nazista. La sua storia, come quella di tanti italiani che non si piegarono all'ideologia di Hitler, è racchiusa nella pietra d'inciampo posta davanti alla sua abitazione teramana. Tania Bonnici Castelli.
Le pietre d'inciampo sono dei piccoli blocchi quadrati di pietra ricoperti di ottone. Queste vengono poste davanti alla porta delle case nelle quali vivevano le persone poi deportate nei campi di sterminio. Esse tutte insieme costituiscono una vera e propria cartina geografica della memoria che collega tutta l'Europa. Quando ci inciampi, appunto, ti ricordi di loro, dei milioni di ebrei sterminati dai nazisti, ma anche dei tanti italiani che non si piegarono a quell'ideologia e che furono torturati e uccisi al pari del popolo ebreo. A Teramo esiste un'unica pietra d'inciampo in Viale Cavour, posta personalmente dall'artista tedesco Gunther che le realizza da anni. Lì abitava Alberto Pepe, morto da eroe a 35 anni nel campo di concentramento di Wietzendorf. Questa pietra d'inciampo rappresenta tutto l'orrore dell'Olocausto, ma anche l'eroismo di tante persone come Alberto Pepe. Chi era Alberto Pepe? Era un teramano molto legato alla sua città, amante della montagna, dello sport, che partì per la guerra come tutti i 600.000 italiani che poi dopo l'8 settembre rimasero sul fronte, e lì di fronte alla scelta se andare dalla parte appunto anti-italiana, quella dei nazisti, o continuare a stare dalla parte per cui avevano giurato, quella della patria, quindi dalla parte dell'Italia, lui, come questi 650.000 IMI, che si chiamano internati militari italiani, cioè soldati che stavano al fronte, rimase dalla parte giusta, e quindi furono tutti quanti deportati in Germania e in Polonia. Furono due anni terribili, praticamente nessuno aderì quindi al nazismo, al nazifascismo. Se aderivi e quindi lavoravi, potevi tornare a casa poco dopo. Non lo fece quasi nessuno. Ne morirono 50.000, tra cui appunto mio nonno. La sua famiglia come vive la giornata della memoria? Queste celebrazioni, che devo dire da pochi anni, sono continue e attive, anche grazie all'istituzione del giorno della memoria, che è una legge importantissima. Siamo orgogliosi e viviamo con grande impegno. L'impegno oggi, ma noi lo facciamo spesso anche nelle altre ricorrenze, di trasferire queste conoscenze, perché le nuove generazioni poi dovranno averne contezza perché non accada mai più. Se realizzato, diventerebbe il punto di riferimento per gli abitanti di Chieti Scalo. Stiamo parlando del piccolo teatro che potrebbe essere realizzato con i fondi del PNRR nel caso in cui fosse approvato il progetto presentato negli uffici del comune in Piazza Carafa. Un impegno economico che si aggira sui 3 milioni di euro per realizzare una sorta di monumento, un punto di riferimento per il Chieti Scalo. Sì, con Giancamillo Marrone abbiamo ideato questo intervento a Chieti Scalo, in un'area importante nelle aree laterali di Via Pescara. Sarà un edificio che conterrà 250 posti a sedere, un buon numero di spettatori, un largo palcoscenico di 12 metri per 9 metri e avrà una caratteristica anche architettonica di paesaggio urbano, nel senso che durante l'atmosfera notturna l'edificio si illuminerà nella sua totalità attraverso un sistema studiato di illuminazioni LED, proprio in corrispondenza dell'attuazione degli spettacoli. Quindi sarà un punto di riferimento che in quell'area di Via Pescara manca. Per questo. Le caratteristiche interne? Le caratteristiche interne saranno soprattutto dell'ordine che saranno rivestiti completamente in legno, sia le gradonate, sia naturalmente il palcoscenico, e con pannelli acustici laterali per l'ottimizzazione dell'impatto sonoro dei teatri. Il tetto del nuovo teatro ospiterà i pannelli fotovoltaici, perché uno degli obiettivi è quello di realizzare un teatro ad alta valenza di ecosostenibilità e di risparmio energetico. Un nuovo punto di socializzazione anche per le scuole? Sì, è un importante punto per le scuole, perché attualmente le scuole non hanno nella vallata spazi idonei per le loro attività di socializzazione, per poter accogliere i genitori, il pubblico che normalmente accorre numerosi, no, attualmente non ce ne sono. Dal 2008-2000 avevamo una sede in via Marina del Caramanico dove facevamo attività laboratoriale per lo più e spettacoli all'aperto, perché avevamo uno spazio verde. Dal 2008 siamo riusciti a creare questo spazio piccolo
piccolo Teatro dello Scalo insieme grazie alla disponibilità di un imprenditore. Cosa significherebbe per voi questo teatro? Questo significa per noi, c'è una massima che mi piace molto, lavorare e contribuire affinché si lasci il mondo in maniera migliore. Due atleti di Montesilvano sono stati premiati dall'amministrazione comunale per aver vinto il titolo italiano nelle rispettive discipline. Si tratta di Giulia Cigli, che si è distinta nella ginnastica, e del pilota di rally, nonché consigliere comunale Raffaele Panichella. Sindaco, oggi Montesilvano premia i suoi due cittadini che si sono distinti nel mondo dello sport, sono i primi premiati del 2022, è un avvicinamento a un percorso di premiazioni, poi li rincontrerete alla fine di quest'anno. Sì, oggi abbiamo premiato in ordine temporale chi si è distinto a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, a livello sportivo, nel 2021, quindi chiudiamo con le premiazioni di oggi, benché abbiamo sforato di qualche mese, un percorso iniziato dalla nostra amministrazione che vuole rendere merito agli atleti che nel corso dell'anno hanno raggiunto degli traguardi importanti. Peraltro questo è un percorso che è stato condiviso da tutte le forze politiche che siedono in Consiglio Comunale, un percorso che vuole appunto dare importanza con dei requisiti ben definiti agli atleti che si sono distinti durante l'anno. Il percorso in realtà avrebbe voluto una manifestazione denominata l'atleta dell'anno, a cui avrebbero partecipato tutti coloro che premiati durante il 2021, ma le condizioni che purtroppo la situazione che stiamo vivendo non ci ha consentito questa cerimonia, che però contiamo, sperando di uscire da questo tunnel, di poter portare avanti nel 2022. Consigliere, quest'oggi lei entra in quest'aula non nella veste di consigliere comunale, ma per essere premiato in quanto pilota che ha vinto la Coppa Italia di Rally 7. Sì, sicuramente è una situazione un po' anomala, però comunque piacevole. Sì, quest'anno, nel 2021, ho vinto la Coppa Italia settima zona nella mia categoria, che è la Racing Start 2000, e sicuramente insomma, è comunque un bel momento, perché poi ogni sportivo corre sia per il piacere che prova durante insomma, proprio il momento, ma anche poi per il riconoscimento finale, e quindi insomma, è una giornata comunque piacevole per me. Giulia Cigli, vincitrice degli assoluti FIGC categoria Silver, in che specialità? Ho vinto nella trave, nel volteggio e nell'all around concorso generale. Oggi sei stata premiata dalla tua città, che ne pensi? Sono molto contenta. E questo servizio ci introduce ovviamente alla pagina dello sport. Partiamo dal Pescara, adesso c'è l'ufficialità. Mario Hierardi, un nuovo difensore biancazzurro, arriva in prestito secco dal Vicenza. Sul fronte uscite, la Pro Sesto si è fatta avanti per l'attaccante Guido Marilungo. Andrea Costantini. Guido Marilungo potrebbe lasciare Pescara a breve. Sull'esperto attaccante fuori dal progetto di Auteri dai primi di dicembre e sul mercato dall'apertura di questa sessione si registra un forte interesse da parte della Pro Sesto, ultima nel girone A di Serie C, ma comunque in piena lotta salvezza e che ha appena esonerato l'allenatore Banchieri. Marilungo da settimane si allena a parte con Rizzo e Galano e potrebbe chiudere la stagione nel club lombardo. Società e agente sono al lavoro per poter formalizzare la cessione con il placet della Ternana, che detiene la proprietà del cartellino dell'attaccante marchigiano. Se per Marilungo sembra muoversi qualcosa di concreto, resta una fase di apparente stasi per gli altri due giocatori fuori dal progetto. Su Rizzo resta sempre vigile il Messina, che vorrebbe riportare a casa il centrocampista siciliano e nelle prossime ore potrebbe tornare alla carica dopo aver colmato il vuoto dirigenziale con un nuovo direttore sportivo, Marcello Pitino. Anche l'Avellino continua a pensare a Rizzo, ma prima di un eventuale affondo ha bisogno di formalizzare l'uscita di D'Angelo. Sul fronte delle entrate è arrivata in tarda mattinata l'ufficialità del terzo innesto dopo quelli di Derisio e Lascano, quello di Mario Hierardi in prestito dal Vicenza. Difensore duttile che nella difesa 3 di Auteri potrà essere impiegato da braccetto destro e all'occorrenza anche da tutta fascia. Hierardi, che dopo un ottimo biennio al Sud Tirol, nell'ultimo anno e mezzo al Vicenza è stato condizionato dagli infortuni, collezionando appena 8 presenze, e che ora conta di rilanciarsi in riva all'Adriatico. Intanto dopo la vittoria
vittoria sul Monte Varchi. Il Delfino, che deve fare i conti con un paio di casi di positività tra i calciatori e che non recupererà Drudi dopo il trauma cranico riportato domenica scorsa, è atteso dalla prima trasferta a Viterbo domenica prossima. L'obiettivo è dare continuità agli ultimi risultati, anche se di fronte si troverà una squadra che è sì ultima in classifica, ma che all'andata ha sfiorato il colpo all'Adriatico ed ora ha investito molto sul mercato per tirarsi fuori dalla zona pericolosa ed ha ingaggiato gli esperti Fumagalli, portiere, Semenzato e Ricci, difensori, e il possente 25enne centravanti Bianchimano. Mancherà per squalifica il difensore Pavlev. Direzione di gara affidata a Enrico Maggio di Lodi. E in Serie D sta per iniziare il recupero al Mancini di Castelfidardo tra Castelfidardo e Notaresco, gara della nona giornata di andata ovviamente del girone F di Serie D. Andiamo a vedere le formazioni. Nel Notaresco non cambia praticamente nulla rispetto alla partita di domenica, vinta 4-0 contro l'Aurora Alto Casertano. Sciba tra i pali, Bellardinelli e Frederick, Bruno, Pesce, Maio, Valenti, Lopez, Blando, Gallo ed Esposito. Vediamo il Castelfidardo con Demalia, Murati, Mataloni, Fermani, Baraboglia e Gega, Marcelli, De Cesare, Braconi, Bracciatelli e Perkovic. Arbitra l'incontro il signor Daniele Caggiari della sezione di Cagliari, assistenti Matteo Cardona di Catania e Andrea Perali della sezione di Chiavari. Ovviamente le immagini, le interviste della gara di questo pomeriggio nel TG6 delle ore 19. E questa era l'ultima notizia per questa edizione. Io vi ricordo che i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.